E diciamo che al contrario di quelle che erano le mie aspettative, mi sento molto più tranquillo ed è un qualcosa che apprezzo tanto proprio perché vuol dire che sono conscio di quelle che sono le mie capacità e sicuramente andrò a Parigi senza rimpianti. L'aspettativa più alta direi proprio che è quella di fare medaglia e ovviamente puntare all'oro. Quella negativa sarebbe appunto di non qualificarsi per le finali, però comunque io darò il massimo. Se mai dovesse accadere qualcosa del genere, comunque è un qualcosa che può accadere nella speed, lo sappiamo tutti noi esperti. Ovviamente non mi farò limitare l'esperienza da ciò, continuo a divertirmi e andare avanti. Qualche settimana fa abbiamo fatto le ultime due tappe di Coppa del Mondo prima di Parigi, sono andate molto bene, sono riuscito a portarmi dietro delle buone sensazioni e anche tanta fiducia. E negli ultimi giorni ho fatto giusto qualche ritocchino per andare ad avere una via un pochino più pulita e quindi con meno margine di errore sono soddisfatto di quello che ho fatto e andremo a Parigi a testa alta. Io ringrazio sempre chiunque abbia avuto un minimo contatto con me, perché sono convinto che qualsiasi relazione avvenuta fino adesso mi ha portato ad essere quello che sono ora. Sicuro ringrazio tutti quelli che sono stati i miei allenatori, tutti i miei compagni di squadra, la federazione e la mia famiglia che mi ha sempre supportato e da quando ero piccolo mi ha portato in palestra ad allenarmi. E sicuramente butterò le valigie in camera, testerò i famosi letti di cartone e appena recuperato un pochino dal viaggio andrò a esplorare quello che è il villaggio olimpico e chi lo sa magari incontrare qualche grandissimo atleta che sarà lì anche lui per le gare. Abbiamo la fortuna che nei giorni in cui abbiamo le gare noi c'è anche l'atletica, quindi sicuro andrò a vedere alcune gare di atletica. Ho avuto il piacere già di conoscere Jacobs e Tambieri e non vedo l'ora di vederli anche in pedana. Diciamo che non è un'unica parola, ma direi che è un'ottima rampa di lancio per quello che sarà il mio futuro sotto ogni punto di vista. Da lunedì 5 agosto vi voglio tutti a guardare la nostra competizione perché sarà piena di adrenalina. Poi io parlo nello specifico della mia, ovvero la speed, e non vedrete mai nulla di così veloce. È lo sport più veloce che c'è alle Olimpiadi, 100 metri addirittura sono il doppio dei secondi che facciamo noi. E nulla, guardate questo bellissimo sport che sono sicuro che vi affascinerà.